Da oggi in tutte le case italiane ci sarà certamente l'abete natalizio. Ma se dovete acquistare un abete vero e non quelli di plastica, mi raccomando, compratelo solo dal vivaio e non dai venditori abusivi. Una volta nel vivaio, individuate l'albero giusto per taglia e altezza e controllate innanzitutto, ma ne siamo certi, che abbia le radici. Date una scrollatina all'albero per verificare che non perda troppi aghi, qualcuno cadrà sicuramente, ma non tanti, e guardate che sia invasato in un contenitore sufficientemente grande rispetto all'altezza dell'albero. Un albero alto circa un metro come deve avere un vaso di almeno circa 30 cm di diametro. Controllate che abbia una forma simmetrica, un colore vivo, gli aghi ben idratati, verdi e che sia ricco di rami. Quando lo avete acquistato e portato a casa, tenetelo qualche giorno in un luogo non riscaldato, ma luminoso, per ridurre lo shock termico e mantenete soprattutto la terra costantemente umida con l'aiuto di un classico nebulizzatore, uno spruzzino. Evitate però di spruzzare neve sintetica e spray colorati sui rami, perché l'albero è vivo e ha necessità di respirare. Se invece acquistate un albero sintetico, fatevelo mostrare dal rivenditore fuori dalla scatola e con tutti i rami belli aperti per verificare anch'esso che sia simmetrico e fitto di rami. Inoltre scrollate con energia i rami sintetici, perché come per gli alberi veri si potrebbero staccare delle pagliuzze, degli aghi di plastica non applicati correttamente. Chiedete al commerciante se è realizzato in materiale ignifugo, è molto importante questo. Per quanto riguarda gli addobbi, oltre alle luminarie e qualche sfera di vetro, vorrei consigliarvi una decorazione insolita, quella che facevano le nostre nonne, per esempio. Usate la frutta fresca, come i mandarini, le arance, i limoni, la frutta secca, magari qualche cioccolatino o perché no, i fruttini di marzapane. Evitate neve spray e colori spray che possono contenere solventi pericolosi come il diclorometano e attenzione anche ai cosiddetti capelli d'angelo, che spesso sono prodotti con fibra di vetro, sostanza che può irritare la pelle. Buon Natale a tutti!